Mario Milita, attore e doppiatore, come si è avvicinato al mondo del doppiaggio? Dunque, il doppiaggio, la prima volta che sentii parlare del doppiaggio è al centro sperimentale, dove io sono stato per poco tempo, perché poi mi chiamarono alle armi e ci spiegarono che c'era una pletora di persone che lavorava sul doppiaggio, sceneggiatore, traduttore, sceneggiatore, eccetera, eccetera, e doppiatori. Ma la cosa non mi interessava per niente. Quando poi nel 1945 firmai un contratto con la Pastor Film con una cifra che allora era da sogno, 1.500 lire a posa, una cosa da pazzi, che faccio io con tutti questi soldi? Erano 10, 15 pose, adesso non ricordo bene, ma c'ho una copia del contratto. Mi compro un harem, sai, su quelle stupidaggini che vengono in mente. Poi, mentre scendevo, mi sono fermato sul portone di via Torino, dove c'era la Pastor Film, e leggo, sempre 1.500, compreso doppiaggio. Allora rimasi a bocca aperta. A quel punto entrò Michele Riccardini, passone, che l'avevo già visto su alla produzione. E mi disse che c'è qualche cosa che ti turba. E dico, qua c'è il fatto del doppiaggio. Ma questo lo devono mettere per legge. Poi se tu te ne vuoi valere, parli e E si dici doppia le da solo. battute del tuo personaggio. Se no, gli fai un piacere perché loro, per farti dire quelle battute, ci impiegano 4 ore del turno. Allora il turno era di 4 ore. Mentre chiamano un doppiatore con 10 minuti, la fa molto meglio di come la faresti tu. E io rimango, ah, dico, ma allora è facoltà? Dico, certo, va bene, finito. Finito il film, invece, finito il film, mi arriva una telefonata la sera, a me, bisogna che vieni a doppiare il personaggio, tuo. Come a doppiare? Ma è finito il film, finito, lo so. Ho litigato fino adesso con il regista, però purtroppo vuole che siate voi stessi a dare la stessa. Ma io ho dei problemi di dizione, non gliene frega niente. Anzi, se parlate in dialetto gli fate un piacere. Cioè io purtroppo ho dei veri doppiatori, cioè Ubaldo Lai e Michele Riccardini. Gli altri nessuno ha doppiato. Insomma, non dormì la notte, la mattina andiamo giù. Ah, dice, allora domattina alle 8:30 all'Istituto Luce. Allora io come l'affogato che si attacca anche a una pagliuzza per... Aspetta, guarda che ci stanno gli sfollati all'Istituto Luce. Al centro sperimentale ci stanno gli sfollati, ci sono andato io. A Cinecittà non ci sono andato, ma mi hanno detto ci stanno gli sfollati. Ma no! Adesso l'Istituto Luce non è più in via Tuscolana, ma in via Cernaia. Cioè, dove è via Cernaia? Hai visto Piazza delle Sedre, la Qui dietro, tra l'altro, da dove cioè, stiamo registrando. la prima strada a destra, il primo portone, è lì. Ah, vabbè. No, non ho dormito la notte, la mattina vado lì. Ah, dice, guarda, c'è il mio assistente che vi spiega un po' quello che succede. Vabbè, l'assistente io l'ho riconosciuto subito, perché era un generico che in tutti i film che facevano allora dell'antica Roma, che occupava la Gallia, batteva qua, batteva là. Lui c'era sempre, faceva una bella figura, alto 2 metri. Ma adesso con la guerra aveva passato un sacco di guai. Allora l'avevano assunto come segretario del direttore di produzione. Era scheletrico, c'aveva una mano che era 20-30 centimetri, tutta scrivolata dal freddo perché era un inverno terribile, eravamo nel dopoguerra, non c'era riscaldamento, niente. Ma evidentemente non riusciva a trovare i guanti per quella misura. Allora, arrivo, io fui il primo ad arrivare là. E dice, ma adesso io non posso fare un discorso a te e poi lo faccio a
all'altro che arriva, aspettiamo tutti gli altri. Ecco, lo vedi, rivolto da una certa porta, hanno già cominciato alla spicciolata, perché a quel periodo c'era solo la circolare nera e quella rossa. Strapiena di gente che quando arrivava una fermata, la gente si accalcava, voleva salire e non faceva scendere quelli che ci perdevano quarti d'ora. Qualcuno giovane saliva e scendeva dai finestrini. Finalmente arrivarono tutti quanti. Allora lui si rivolge a tutti voi, prende sta manona enorme, riviega il pollicione dentro come se fosse stata una basilica e dice: questa è la pellicola. Quello più spiritoso del gruppo, che era Nino dal Fabbro, se lo dici tu, questa è la pellicola. Noi cominciamo a ridere perché Nino ci aveva delle battute. Allora, questa colonna non mi interessa perché questa è la musica, riguarda solo la musica. Questa non mi interessa perché questi sono i suoni, le bombe, le mitragliatrici, i motori, i telefoni, non mi interessa. Queste sono del doppiaggio. La scena viene provata e riprovata. Voi poi sono battute che avete detto già in presa diretta, un colpo di tosse, no? Se può sbagliare una volta va bene, ma attenzione che se sbagliate pure la seconda volta, allora sono cavoli amari, perché bisogna tagliare la scena, portarla a ristampare, richiamare tutti gli agenti a doppiaggio, rifermare, una perdita. Era impossibile. Una cosa pazzesca. Sto fatto ci mise l'angoscia. Avete capito tutto? Bene, vabbè. Allora, il primo che stava là era Dario Dolci, bello, alto, serafico, è morto da tanto tempo, poverino. Acchiappa sto maniglione della porta, che lui faceva, indicava sempre il doppiaggio là. A quel punto un urlo pazzesco: fermo, che fai? Oddio, già l'agitazione del passato notte, così, che è successo? Paolo Dario si ferma con la mano sulla maniglia così: ma non lo vedi che c'è la luce rossa? Sì, effettivamente sulla porta c'era una luce rossa. Stavano registrando. Come? Beh, vuol dire che stanno registrando. Dario si gira, sempre con questa... Ma questo non ce l'avevi detto? Finalmente si spegne la luce, esce un signore con la caramella. E via sparmi. C'ha la caramella, pensa io subito. Forse con un occhio guarda lo schermo, con l'altro occhio guarda il copione. Non lo so, mi sarebbe piaciuto vederlo, ma era già sparito. Entriamo in questa sala. Una penombra, c'erano 5-6 persone. In fondo c'era un tavolino con una luce bella accesa, con un signore con una faccia così acida che se lo guardavi due volte dovevi andare al bar a prendere il bicarbonato, tenia brutto del stomaco, la faccia arcigna. Allora stavamo a discutere, ci mettiamo qua, nulla, nulla. Poi Dario già aveva preso il braccio di una troncina, si stava a mettere a sedere, allora: fermi, immobili, silenzio, otto, prima. La si spegne tutte le luci e sullo schermo viene uno, due, a tre, pam, colpo di pistola. Ora io con la guerra mi hanno sparato con tutte le armi del mondo, e mi è sembrato di riconoscere una calibro 6,75, perché quella, e chi ha sparato? Ma quella gente lì era imperturbabile. Dopo il colpo si accende lo schermo, si illumina lo schermo, e c'è l'architetto Lolli, faceva la parte dell'abate di Monte Cassino, era uno che aveva la voce gracchiante come ce l'ho io adesso. Quando siamo entrati, avevo notato sul leggio un signore con un braccio penzoloni, così sul leggio, sembrava un pupazzo messo lì, e non ci ho fatto caso. Ma quando si ferma,
la scena e l'architetto Lolli parla, una voce stupenda, un organo a 40 canne, bella, come appena appena un leggero raschietto di catarro che gli dà un tono particolare. Era il grande Besesti, l'ho saputo dopo. E insomma, lasciamo perdere. Finito il racconto, finito il turno, ero stressato, le gambe mi tremavano. Uscimmo tutti sul portone perché chi andava dalla parte, chi dall'altra. E io dissi alla famosa, mi fa per dire, io potrei anche morire di fame, ma il doppiaggio non lo farò mai. Addirittura. Passarono degli anni. E io allora stavo con la compagnia di Tofano, che faceva Madre Coraggio ai satiri. Perché ai satiri? Perché c'era il palcoscenico Girevole. I quadri erano 12, però la regia era di Lucignani, la Madre Coraggio era Cesarina Grandi, che sembrava proprio sputata per quel ruolo là. Però c'era il problema dell'orario, perché alla mezzanotte partivano gli ultimi tram dal capolinea, poi basta, non c'erano taxi, per carità. Allora bisognava finire prima della mezzanotte, allora si cercava di rosicchiare. Luciano Lucignani non voleva tagliare neanche, non dico una scena, ma neanche una battuta, perché quello era il testo. E allora si cercava di rosicchiare i minuti. In queste attese avevo fatto amicizia. Ci trovavamo con un altro militare in attesa di entrare in scena, ripetere la scena, alle prove. Quando questo un giorno mi fa, ma tu quando non fai teatro che fai? Vado alla ricerca di continuare a fare teatro, devo fare qualche film che mi capita. Ti andrebbe di fare doppiaggio? A quel punto io sono tornato alla battuta, guarda, potrei anche morire di fame, ma il doppiaggio io non lo farò. Ma invece di ridere ci è rimasto male lui. Vai presto, presto, riproviamo subito. Al nuovo stacco che stavamo fuori ad aspettare, quello ha cambiato posto. Io ho detto, guarda, io ho detto una battuta, ho fatto ridere anni fa tutti i colleghi, questo non sono, ma si è offeso. Allora mi sono avvicinato, ma mi pensate, e mi sono offeso, sì, e bastava che tu mi dici sì, no, non mi interessa, basta, oh, ma io potrei morire di fame, questa cosa. Ma no, aspetta, guarda, questa è una battuta, come una battuta, mo te racconto. E gli ho raccontato tutto quello che è avvenuto la prima volta per il doppiaggio. Piano piano si è rilassato, poi ha cominciato a sorridere, ha capito, poi mi ha detto, ma questo succedeva anni fa, adesso ci abbiamo il nastrino. E che è sto nastrino? Viene dall'America. Hai sbagliato, torniamo indietro e cancelliamo tutto. Ma dico, ma come allora la seconda battuta che è una? Ma tu vuoi sbagliare pure 20 volte, se non ti viene a carci prima. C'era la nuova tecnologia, quindi permetteva di allora rincidere. Dice, sai che ti dico, allora se può fare, se può fare. E poi mi sono capitato, allora io piangere, l'ho fatto. E quindi da lì, diciamo, il suo primo ingresso nel mondo del doppiaggio. Ma tornando un attimo invece alla sua carriera da attore, nel 1953 lei recitava in teatro con Sergio Tofano, appunto, sì, e Gaetano Verna, la voce storica di Spencer Tracy. Può ricordare ai navigatori di internet quell'aneddoto di Verna che aveva riempito la macchina nella scenografia di alcuni fogliettini promemoria avendo perso l'abitudine a memorizzare la parte? Come successe? E no, perché
Paolo Verna, oltretutto, non poteva sentire il suggeritore perché il rumore del motore, del motorino, era dovuto a un ventilatore che è un pezzo di celluloide, faceva un fracasso tremendo. Allora lui dalla macchina non riusciva a sentire gli attacchi. Mentre Tofano sapeva a memoria tutte le parti, tutte, e sto fatto gli dava un po' fastidio, ecco. Ma Paolo Verna si trovava a disagio perché gli mancava lo spunto e non aveva più l'elasticità della memoria, perché il doppiaggio, dici la battuta, quando è la sera te la sei scordata, capito? Lì no. Aveva perso, diciamo, quell'abilità che si ha invece in teatro facendo tante, certo, tante prove. Lui all'inizio l'aveva fatto teatro, ma poi con gli anni che aveva sempre doppiaggio. E anche Cristina, unito Cristina, che di quella fotografia, là, un vecchio doppiatore caratterista che ha fatto migliaia di personaggi. Ma lui si ricordava tutte, tutte. Lui se lo ricordava tutte. Quella era la lettera smarrita del Caragiale che abbiamo fatto. E quindi, ecco, Verna aveva perso questa abilità, diciamo, forse il doppiaggio l'aveva un po' impigrito, diciamo, forse memoria, per via del leggio. La ginnastica della memoria. Mentre Tofano diceva tutte le battutine. A memoria. E passando invece al doppiaggio, lei ha lavorato per molte società di doppiaggio come doppiatore libero. Che differenza ha notato tra le società di un tempo, quindi col doppiaggio di un tempo, con i grandi con i quali lei ha lavorato, e il doppiaggio di adesso, sicuramente più moderno ma più velocizzato, potremmo dire? Perché ma anche i film di una volta erano diversi da quelli di oggi. Per cui vedere un film vecchio con le voci dei doppiatori vecchi è una bellezza, ma vedere il film vecchio con i doppiatori moderni, cioè, si sente come un qualche cosa che non va, capito? Perché erano frutto dell'epoca. I film venivano girati così, interpretati così, e la voce ci vuole, una bella voce, impostata. Oggi si lavora sul soffio, oggi è tutta la... e anche la recitazione è più moderna, è più la spicciolata. Più parlato, diciamo, che recitato, più sussurrato. E non è recitato. E quindi lei ha vissuto le trasformazioni, quindi lentissime ma inesorabili, del mondo del doppiaggio. Tra i suoi tanti lavori sicuramente il pubblico è affezionato a due personaggi, Fred Flintstone e Nonno Simpson. Cosa ricorda di questi due grandi personaggi, della lavorazione dietro questi due grandi personaggi? Dunque, Michele Riccardini, di cui abbiamo parlato prima, è stato il primo, era socio dell'ARS, è stato il primo a doppiare. E lui ce ne parlava, perché la sera ci vedevamo, stavamo insieme, parlavamo, andiamo a casa di Nino da Fabbro. Nino da Fabbro era un tipo artista, faceva disegni, pittore, faceva delle insalate stupende, ci metteva dentro tutto, e noi andavamo a cena da Nino. È stato il primo, e Michele ci raccontava di questo pezzo, carino, spiritoso, però me ne voleva. Io arrivo a casa, sono distrutto, sai, i cartoni animati, devi forzare la voce, eccetera, eccetera. Poi con Michele abbiamo lavorato insieme in teatro, in Madre Coraggio c'era anche lui, eccetera. Dopo anni, dall'Arse poi Michele, il personaggio passò a, come si chiama? A Leonardo Severini, che è stata la seconda voce. La seconda voce. Perché Michele stava in giro, tutti i piccoli teatri d'Italia, lui è stato dappertutto, da Genova a Bolzano a Trieste, eccetera. Naturalmente quando arrivavano i cartoni lui non c'era, qualcuno della società doveva farli, no? E allora l'ha fatto lui. Un bell'anno arrivò un vagone, quindi un vagone, erano non so quante migliaia di episodi, e mi prese Mencuccini della Dea Film e cominciò a fare i provini, e fece i provini a tutti, sia per Fred sia per
E quindi lei è diventata la terza voce di La terza Fred voce Flintstone. di Fred Flintstone. Però l'ho fatta per 20 anni. Cioè, loro l'hanno fatta poche perché c'erano pochi episodi che arrivavano alla spicciolata. Quindi poi è stato un lavoro che ha portato avanti per molti anni. Per molti anni e tanti. Era stressante perché erano tutti al giorno, era angosciato da restituire il lavoro già fatto per prendere i soldi. E certo, pagare. E portarlo avanti. E altro personaggio che lei ha portato avanti ormai da 20 anni è Nonno Simpson della serie dei Simpson. Anche lì come fu scelto per doppiare il capofamiglia dei Simpson? La prima volta mi chiamarono un turno, adesso non mi ricordo se a Colla mi pare o chi, e mi fece fare questo personaggio. A proposito, ho sentito una notizia che forse non li faranno più. No, adesso è uscita stamattina la nuova notizia, è rientrata l'emergenza, quindi i doppiatori americani saranno pagati, quindi... Sì, ma dici che sono pagati... Sì, però adesso la situazione è rientrata, insomma, emergenza rientrata, sì, possiamo stare tranquilli. E da allora lo sto facendo io. È un altro personaggio memorabile. Allora, signor Milita, noi la ringraziamo di questo bellissimo ricordo che lei ci ha dato della sua vita, della sua carriera e proprio dei suoi ricordi, della sua memoria storica, e le chiediamo di mandare un saluto agli utenti del mondo dei doppiatori.it. Un saluto carissimo.